Prossimo passaggio urgente è il recovery plan. Ieri, l'altro ieri, sono stati degli incontri con il ministro Gualtieri a Mendola con le varie delegazioni, dopo che hanno fatto pervenire alcuni documenti, contributi critici. E adesso, dopo quella bozza, che è, diciamo, una bozza tecnica che ha messo sul piatto un poco quelli che sono l'esito degli incontri anche a livello bilaterale, avuti con i vari ministeri, con le varie amministrazioni, i vari progetti un po' che sono pervenuti anche dai territori e che sono stati selezionati come eleggibili rispetto al recovery plan. Adesso dobbiamo fare una sintesi politica. La sintesi politica è urgente, lo dico molto francamente, perché va fatta addirittura nei prossimi giorni e certo non valgono qui i giorni di festa. Dobbiamo dedicarci a questo perché dobbiamo poi entrare subito dopo questa sintesi politica, quindi riportarla in Consiglio dei Ministri, avere la possibilità di aprirci al confronto con le parti sociali, mandare ovviamente questo documento di aggiornamento che verrà poi approvato in Consiglio dei Ministri al Parlamento quanto prima possibile, perché altrimenti poi rischiamo di andare in ritardo. E questa è un'occasione storica, e l'ho più detto più volte a tutti. Dobbiamo quindi procedere nel frattempo, anche contemporaneamente, a questo confronto con le varie forze. È chiaro che un atteggiamento di critica costruttiva è quello che ci predispone ad arrivare quanto prima a una sintesi. Io vorrei andare in Consiglio dei Ministri già in prossimità, dopo i primi giorni di gennaio. Vorrei subito il giorno seguente partire con il confronto con tutte le parti sociali, dare quindi la possibilità al Parlamento di poter dare un contributo anche. C'è già pervenuto con le linee guida, lo vorrei ricordare, un contributo. Aspettiamo quindi un ulteriore contributo su questo documento e poi questo ci permetterà ragionevolmente di arrivare in tempo. Al momento i tempi sono febbraio, potrebbe essere la metà di febbraio per presentare poi il progetto definitivo.